Marco Cornaghi, un grande cuore da parte della vostra squadra contro una fortissima Toscana, avete cercato di rimanere sempre in partita e purtroppo non è bastato per voi. Sì, sicuramente è stata una partita molto avvincente dal punto di vista fisico e agonistico. Loro sin dai primi minuti hanno cercato di metterci sotto con la loro fisicità, la loro pressione a tutto il campo che ci ha messo un po' in difficoltà. Noi siamo stati bravi a rimanere sempre lì, sempre incollati. Ancora 8-9 minuti alla fine, eravamo sotto di 4 punti. Nel finale loro hanno avuto sicuramente qualche azione in più riuscita di noi e sono stati bravi a chiudere i conti con un paio di canestri davvero di talento dei loro giocatori più importanti. Bucarelli su tutti, è stato decisivo con 22 punti e 10 assist. Adesso bisogna ricaricare le pile perché domani c'è una finale terzo e quarto posto sicuramente da vincere e soprattutto da onorare, perché oggi abbiamo speso tanta energia ma non sarà facile giocare con Lazio, con Piemonte o Emilia una finalina che penso, spero di poter portare a casa perché ce lo meritiamo. Oggi abbiamo giocato comunque una pallacanestro contro una formazione che è detta di tutti è la favoritissima di questo torneo e ha dei giocatori davvero importanti, soprattutto grande profondità e fisicità nel proprio roster. Ora mi aspetto una seconda semifinale molto bella e speriamo che vinca il migliore.